dato che la DeFi è uno dei temi che abbiamo affrontato con più assiduità, andando a vedere tutte le piattaforme, come funzionano, quali sono meglio e quali sono peggio, mi sembra giusto dedicare un intero video, quello di oggi, ai rischi che si corrono utilizzando tali piattaforme. Perché sì, andandole a utilizzare, noi non stiamo affidando i soldi a qualcuno perché sono appunto decentralizzate, basate su smart contracts, sulla blockchain, però ovviamente questo ci espone a tutto un altro ventaglio di rischi che bisogna assolutamente conoscere per sapere innanzitutto in che cosa si sta investendo, quali sono i pericoli a cui si può andare incontro e quindi capire se il gioco vale la candela, quindi se ha senso utilizzare le piattaforme di DeFi visti i vantaggi bilanciandoli con i rischi, oppure se conviene orientarsi su altre piattaforme e soprattutto quanto ha senso esporsi, quindi ha senso rischiare tanto capitale se appunto i rischi sono elevati oppure no? Ecco, oggi spero di farvi chiarezza riguardo a tutto questo. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Questo video deriva principalmente dalle vostre domande. Sapete che sono sempre aperto a feedback, qualsiasi cosa mi vogliate dire avete i commenti, avete tutti i canali social per contattarmi e quindi continuate a farlo. Ma avete chiesto in tanti, sì ma se succede questo allora le piattaforme di DeFi come si comportano? Sì ma quali sono i rischi principali, sì ma c'è il rischio di perdere tutto, e quindi sarà proprio l'argomento di oggi, i rischi legati al panorama DeFi, quindi il lato oscuro della DeFi, quello di cui si parla meno. Oggi lo approfondiremo dalla A alla Z. Se apprezzate sempre i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi motivate tantissimo, mi date una spinta fortissima a continuare a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi al canale, cliccate anche la campanellina, mi raccomando, per essere sempre sul pezzo e ricevere le notifiche ad ogni mio nuovo video. E infine ovviamente seguitemi anche sugli altri canali social, trovate i link in descrizione. Andiamo a vedere i rischi legati all'uso delle piattaforme di DeFi. Per trattare l'argomento di oggi utilizzerò un po' come filo conduttore questo sito web che a tutti gli effetti ha un'applicazione, si chiama DeFi Score, che è appunto un'applicazione sviluppata dal team di Consensys, che è un gruppo di sviluppatori che creano applicazioni decentralizzate sul web 3.0, sulla blockchain Ethereum di vario tipo, e non solo, una di queste appunto è questa DeFi Score, il cui scopo è proprio dare un punteggio, uno score, alle diverse piattaforme di DeFi in base ai loro rischi potenziali. Quindi una sorta di punteggio di sicurezza, vediamolo così. È molto completo e quindi lo utilizzerò proprio come modello da condividervi, in quanto include tutti i punti che volevo trattare. Su questa applicazione, che poi andremo a vedere, troverete anche appunto divisi per categorie i diversi rischi che vengono considerati. Ognuno pesato a modo suo, relativamente ovviamente a quanto il rischio pesa poi sul, cioè grava sull'utilizzo della piattaforma, quindi quanto rende di fatto rischiosa la piattaforma, e viene dato poi un punteggio finale mediando con i loro pesi tutti i rischi calcolati durante il procedimento. Vengono divisi i rischi in tre macro categorie, ovvero i rischi legati allo smart contract. Come sapete, una piattaforma di DeFi al centro ha lo smart contract, quindi quell'algoritmo, quelle righe di codice che permettono il suo funzionamento. Sappiamo che, prendendo sempre in esempio il caso più semplice, ovvero la linea di credito che prevede che da una parte ci sia un lender e dall'altra un borrower, ovvero qualcuno che presta, qualcuno che prende in prestito, al centro ovviamente c'è un pool di liquidità in cui colui che fornisce il prestito per ricevere chiaramente poi l'interesse sul prestito dato, fornisce liquidità a questo pool, chi chiede il prestito attinge da questo pool e poi restituirà chiaramente con gli interessi. Lo smart contract è un po' il direttore d'orchestra di tutto ciò, quindi è l'algoritmo, il software che è responsabile di dare gli interessi a coloro che erogano i prestiti, di richiedere gli interessi a coloro che forniscono i prestiti, di bloccare il collaterale di coloro che invece chiedono i prestiti e in cambio dargli la liquidità necessaria, di calcolare tutti i tempi, quindi l'interesse maturato nel tempo, quando scade eventualmente un prestito, insomma tutto quello che solitamente in una banca fa appunto la banca stessa, i loro dipendenti, in questo caso lo fa il software, quindi lo smart contract in maniera appunto decentralizzata. E questo è il grosso passo in avanti che la DeFi ci fa fare, insomma toglie la fiducia, toglie la necessità di fidarsi di qualcuno, tu ti devi fidare del software dello smart contract, che sai come funziona, però tutto ciò ovviamente non è esente da rischi, e questi sono i rischi legati allo smart contract. Ovviamente tra poco li andiamo a vedere un po' tutti quanti.
Categoria numero 2, financial risk, i rischi finanziari, ovvero i rischi legati alla liquidità e al collaterale. Come vedremo, ce ne sono di vari tipi. E poi other considerations, quindi altre considerazioni che anche adesso ovviamente le andremo a vedere. Partiamo dai rischi più importanti, smart contract risk. Abbiamo detto, non dobbiamo più fidarci di una banca, di un intermediario, di un'azienda alla quale affidiamo i nostri fondi sui quali vogliamo maturare gli interessi, oppure alla quale andiamo a chiedere un prestito, oppure con cui abbiamo a che fare qualcosa inerente ai servizi finanziari. Noi stiamo affidando i nostri soldi a qualcuno che, se quel qualcuno un giorno chiude, magari non li vedremo mai più. Quindi in questo caso ci dobbiamo invece fidare di un programma, ma il programma è davvero affidabile? Questa è la prima domanda da porsi. Chiaramente noi non siamo sviluppatori e non possiamo andare a dire con la professionalità dovuta, con l'esperienza dovuta, se uno smart contract è sicuro oppure affidabile. E quindi dobbiamo in qualche modo, paradossalmente, fidarci di qualcuno che lo faccia al nostro posto. Ci sono diversi metodi, chiaramente, di validazione, diciamo così, di uno smart contract. Ovvero, io sviluppo uno smart contract, lo voglio rendere pubblico, voglio che le persone lo usino, quindi le persone devono fidarsi di questo smart contract. Devo in qualche modo certificarlo, diciamo così, rendere pubblico il fatto che lo smart contract è sicuro. E per questo si può fare degli audit, ovvero andare a ingaggiare dei team di sviluppatori che sono professionisti in sicurezza di smart contract, che andranno ad analizzare riga per riga lo smart contract, lo testeranno, lo stresseranno e alla fine diranno: questo smart contract secondo me è sicuro, quello è l'audit, ok? Numero 2. Verifica formale. Cosa significa? Significa andare a verificare la sintassi, tutto quanto dentro al codice. È molto simile all'audit, però la verifica formale, diciamo così, è un po', è un passo oltre al semplice audit. E anche in questo caso un team di sicurezza, coloro che si occupano di fare verifica formale di smart contract o di software, dovranno andare a dire: ok, io do l'ok a questo smart contract, secondo me è dico che è verificato, formalmente corretto, ok? Quindi questo è un ulteriore timbro, un'ulteriore certificazione. Piccola curiosità, la verifica formale per ora tra le varie piattaforme che tra poco vi elencherò l'ha passata soltanto Compound. Numero 3, un bounty program. Cosa significa? Significa che il bounty program, cioè, è una sorta di campagna pubblica laddove chiunque può partecipare, se ovviamente se ne intende di sviluppo e di smart contract, e chi trova dei bug, chi trova dei possibili malfunzionamenti, qualsiasi cosa, può dire: attenzione, c'è questa vulnerabilità nello smart contract, che viene ricompensato. Quindi l'offrire un bug bounty, quindi un mettere delle taglie su questi bug pubblico, è una dimostrazione, diciamo così, di affidabilità da parte di chi c'è dietro a questo smart contract, proprio perché è come un po' come dire: trovatemi un bug e io vi premio, come per dire: sono molto sicuro che non ci sono, se penso che non ci siano è perché davvero lo penso, non perché voglio fregare qualcuno, e quindi trovatemeli voi perché io magari non sono in grado. È un ragionamento che ci sta. Quindi il bounty program, se presente, è un ulteriore segno di affidabilità. Infine, quella che viene definita smart contract openness, ovvero l'apertura, diciamo così, dello smart contract, significa che tutto lo smart contract, tutte le funzionalità, tutte le variabili, tutte le funzioni, qualsiasi parametro dello smart contract deve essere trasparente, verificabile e on-chain. Se ci fate caso, qua vedete byte source verified, proprio perché non verificare il bytecode, che è un codice binario, diciamo così, che è la sorgente proprio dello smart contract stesso, quello che viene caricato sulla blockchain, oscurarlo, cioè non verificarlo, è un modo proprio per non rendere aperto lo smart contract. Quindi sì, è on-chain, però tutto il codice non è poi trasparente, e quindi rendere trasparente tutto quanto è un grosso segno di affidabilità. Quindi vedere lo smart contract, vedere il bytecode verificato sulla blockchain è dà un punteggio più alto per quanto riguarda la sicurezza dello smart contract stesso, perché ovviamente se non è verificabile tutto quanto lo smart contract, non si può capire se ci sono alcuni bug magari nascosti che non è possibile verificare, magari
ci sono degli oracoli off-chain, non, anch'essi non verificabili, che importano qualche dato. Insomma, capite bene che essendoci una zona d'ombra, quella zona d'ombra è poi passibile di bug, di rischi che nessuno può vedere fino a che non saltano fuori, e spesso è troppo tardi. Quindi questo per quanto riguarda i rischi informatici, smart contract risk. Andiamo avanti con la categoria di rischi finanziari, financial risk, legati al collaterale e alla liquidità. Collaterale e liquidità sono le due, lo yin e lo yang, se vogliamo, di una piattaforma di DeFi, perché il collaterale è quello che viene vincolato da chi richiede il prestito e la liquidità è invece ciò che viene erogata a chi chiede il prestito. Quindi le domande da farsi sono di due tipi. La prima, se c'è un forte movimento delle cripto, quindi se cambiano di valore, sappiamo che sono volatili, cambiano di valore in maniera estrema, c'è un rischio di liquidazione di massa che comporta alla perdita del collaterale da parte di molti di coloro che l'hanno vincolato, e questo rischio può arrivare addirittura a non far più stare in piedi la piattaforma in quanto insolvente. Questo è il rischio legato al collaterale. Numero due, domanda numero due: se tutti quanti decidessero di liquidare il proprio prestito contemporaneamente, ci sarebbe la liquidità necessaria a farlo? E quello è il rischio legato alla liquidità, ok? Quindi si va a misurare da un lato quanta liquidità in stable coins, in appunto liquidità intesa come la currency che viene chiesta in prestito, è disponibile, e il collateral vengono utilizzati alcuni parametri legati alla volatilità e al tasso di collateralizzazione, che ovviamente più è alto e più abbassa il rischio della piattaforma. Riguardo infine le other considerations, se ne considera per ora soltanto una, un modello in evoluzione questo, e questa considerazione riguarda soprattutto la regolamentazione. Sì, perché? Perché allora il mondo della DeFi, della finanza algoritmica, insomma chiamiamola come vogliamo, è un mondo molto nuovo, e per quanto sia decentralizzata, nel senso che la liquidità, il collaterale e gli smart contract sono on-chain, sono decentralizzati, la governance, ovvero chi controlla lo sviluppo della piattaforma, al momento è centralizzato in tutti i casi, sì, anche Compound in tutti i casi. Si sta andando verso, cioè si sta facendo un percorso verso il quale si punta ad avere una DAO, simile per capirci a quella di MakerDAO per l'appunto, dove gli utenti stessi fanno da governance della piattaforma, ma non siamo ancora a questo livello. Al momento poche entità governano la piattaforma. La tutela dell'utente dove sta? Beh, ad esempio ci sono dei protocolli come quando viene votata una nuova proposta e accettata, gli utenti hanno un tot di tempo durante il quale possono liquidare i prestiti, tirare indietro i fondi della piattaforma, eccetera, eccetera, prima della messa in atto, messa in produzione dell'update. Quindi c'è sempre una tutela dell'utente. Però attenzione, la centralizzazione è presente, ricordiamocelo, lato governance. Quindi questo è quanto, insomma, i rischi sono questi. Andiamo a vedere adesso come vengono valutate le diverse piattaforme. Ora che abbiamo capito i rischi, cerchiamo di capire se vale la pena utilizzare le piattaforme, quanto sono rischiose quelle che conosciamo. Se cliccate Launch App venite catapultati, ecco, proprio qua sulla piattaforma, sull'app Compare, sempre di DeFi Score. Dunque, qua magari può essere un po' complicata da comprendere, allora facciamo così, vediamo, no, mi va direttamente su Assets, perché ci sono due categorie, Assets e Platforms. Ovviamente, come dicono i termini stessi, Assets mi categorizza i punteggi divisi per i diversi asset, che sono stablecoin e collaterali, e sotto mi fa vedere le piattaforme, che quelle considerate sono queste quattro, che tra l'altro si dovrebbero vedere anche sulla pagina principale. Abbiamo Compound, DYDX, Fulcrum, Nuo e DDEX, che è nuova di pacca, è da poco che c'è, e ci sono ovviamente i vari punteggi per le stablecoin e per i collaterali, quelli che insomma vi sto facendo vedere qui. Allora, tra l'altro, vabbè, qua in questa griglia principale vedete soltanto il punteggio complessivo, e poi se lo evidenziate vi fa vedere tutte le caratteristiche. Io preferisco farvelo vedere da qua perché ci sono un po' più di dati. Allora, prendiamo DAI, il DAI multicollaterale. Qua vedete le quattro piattaforme sul quale è disponibile. Noi prendiamo ad esempio Compound e possiamo vedere il DeFi Score in alto, che è quello mediato su tutto, ok? Quindi è il punteggio complessivo. Qua sotto ci sono alcuni dati in più
riguardanti il DAI su Compound in questo caso. Cosa dicono questi dati? Allora, historical yield è la percentuale, quindi il ritorno sul capitale investito da parte di chi forniva il prestito, dall'inizio ad oggi 0,50%, dall'inizio, dal giorno in cui Compare ha iniziato a recuperare dati, insomma. Liquidità, l'ammontare di fondi disponibile, quindi quel discorso del rischio di liquidità, vi ricordate? 9.733.000, quindi se i lender vogliono uscire dalla loro posizione, quindi diciamo così, andare a chiudere cioè a togliere la loro liquidità che hanno fornito in prestito alla piattaforma e recuperando il loro interesse, portano via un po' da questo pool, ok? Quindi se i lender che vogliono chiudere il loro prestito fornito alla piattaforma supera questa liquidità, allora la piattaforma non ha più liquidità e si creano problemi. Total supply cosa significa? Il totale di ammontare di fondi come collaterale nel lending pool, 20 milioni circa. Utilization rate è l'ammontare del pool di collaterale comparato all'ammontare di prestiti erogati, quindi mi fa un po' capire quanta liquidità utilizzata rispetto al collaterale che c'è, mi dice se è bilanciata la situazione o meno. Se andiamo a vedere i dettagli, vedete che ci dice molto di più anche riguardando il punteggio di rischio che abbiamo visto prima. Quindi lo score totale 7.4, basato su cosa? Open source, Compound è open source? Assolutamente sì. Audit è stato fatto, formalmente verificato, ve l'ho detto, è l'unico Compound che lo fa. Collateral ratio, ok? Quindi il discorso della collateralizzazione, è sufficiente o c'è il rischio che un eccesso di volatilità vada a liquidare tutti? 44%, quindi attenzione, è semaforo giallo. Liquidità, ce n'è sufficiente? Direi proprio di sì, Compound è famosa per avere tanta liquidità. Poi qua sotto ci sono safe from regulatory risk? No, perché nessuna per ora delle piattaforme di DeFi, per i motivi che abbiamo detto, è regolamentata oppure insomma non è certificata in nessun modo. Quindi se un giorno dovesse uscire una legge particolare, ci potrebbe essere il rischio di andare a, come dire, inficiare poi i benefici della DeFi, andarla a regolamentare, ostacolare in qualche modo, proprio perché, come vi dicevo, la decentralizzazione non è proprio totale. Annual percentage rate, questo è l'andamento semplicemente dell'APR, quel che abbiamo visto già nei video dove abbiamo spiegato le piattaforme. Quindi quanto matura con i tassi attuali un prestito di tot in un anno, e qua c'è anche il simulatore. Return on investment è quello che abbiamo visto prima, quindi la percentuale di ROI effettivo depositando il capitale in tipo un mese fa 0,27% e così via, e qua i dettagli che abbiamo visto prima, il ratio del collaterale 196%, quindi vuol dire che il collaterale è più o meno il doppio della liquidità erogata, debito che attualmente è in vigore, liquidità del mercato e supply, quindi quei parametri che abbiamo visto prima. È curioso vedere che il debito attuale verso la piattaforma è superiore più o meno centralizzata, con pianificato il passaggio a DAO, quando è stata lanciata la mainnet. La controparte è un pool, che significa che c'è il pool di liquidità che funge appunto da controparte per i creditori e i debitori, e basta, tutti quanti i dati, e poi c'è il link a Compound. Questo è disponibile per tutte le piattaforme, come vi dicevo, e per tutti i vari le varie coins collaterali oppure liquidità. DAI è una liquidità. Se andiamo a vedere, che ne so, Ether, che è un collaterale, ovviamente il discorso cambia, ci saranno, vedete, utilization rate 1%, perché ad esempio nessuno chiede come liquidità Ether, è utilizzato come collaterale, e questo si riflette ovviamente in tutti quanti i dati. Andando a vedere platforms invece, ci fa vedere asset per asset nei dettagli, ad esempio sulle varie piattaforme come si comporta. Qua ad esempio me l'ha mostrata su Compound, la differenza è che, vedete, abbiamo qui le piattaforme e qui gli asset anziché il contrario. Basta, è solo una questione di visualizzazione. Facendo il punto, vale la pena utilizzare la DeFi oppure no, le piattaforme di DeFi oppure no? Io aggiungo un ulteriore rischio che non è stato citato qua: l'assicurazione.
Cioè, cosa significa? Significa che una delle grosse differenze che abbiamo tra le piattaforme centralizzate e queste è che sulle centralizzate abbiamo spesso, per non dire sempre, un'assicurazione. Quindi se accade un cigno nero, un evento imprevisto, qualsiasi cosa, qualcuno ci rimborsa dei fondi, ci protegge, ci tutela. Sulla DeFi non è così al momento, perché non è ancora esistente una forma di assicurazione, un fondo assicurativo decentralizzato che possa integrarsi con queste piattaforme. È in sviluppo, sì, ma è disponibile? No. Quindi questa è una differenza ciclopica, secondo me, ed è ciò che personalmente mi disincentiva di più a utilizzare le piattaforme di DeFi. So che i puristi mi vorranno fulminare, ma io personalmente preferisco al momento le piattaforme cosiddette di CeFi, come possono essere Nexo o Celsius Network, perché uniscono un po' i vantaggi della DeFi, in quanto si basano molto su di essa, usano smart contracts, insomma cose simili, però sono centralizzate, sono gestite da aziende, ok? E soprattutto sono assicurate, quindi danno garanzia agli utenti. In particolare, se volete un mio personalissimo parere, la mia preferita è Celsius Network, che fornisce dei tassi di interesse buoni, permette di accumulare interesse anche su Bitcoin, insomma ha tutta una serie di vantaggi notevoli rispetto ai competitor centralizzati e decentralizzati che non si trova da nessun'altra parte. Ci ho fatto un video che vi lascio qua in alto a destra e vi incentivo a guardare se siete interessati, e vi lascio il mio referral link qua sotto se volete scaricare l'app per provarla, che se depositate $200 su Celsius per iniziarci a maturare interesse, potete tra l'altro ritirare quando volete, dopo penso 4-5 giorni vi regala $10 in più, così è giusto per incentivarvi di più a usare la piattaforma stessa. Quindi questo è un po' il punto sui rischi. Voi che cosa ne pensate? Voi utilizzereste la DeFi piuttosto che la CeFi, piuttosto che i metodi tradizionali, oppure evitereste completamente queste piattaforme? Se sì, perché? Vorrei sapere davvero il vostro parere, quindi condividete qua nei commenti quello che ne pensate. Detto questo, vi faccio un caro saluto e alla prossima!